L'hashtag è già pronto? Zigzag Peluso per sognare. Foligno accolto nel migliore dei modi. Maurizio Peluso. Bagno di folla al Quintana Point per l'arrivo dell'attaccante ex Pisa e Juve Stabia. Colpo di mercato dell'estate per puntare alla Serie D. Torni in eccellenza 15 anni dopo, erano gli inizi della carriera, il giovane Maurizio Peluso arrivava a Foligno, trovava un grande entusiasmo, addirittura una trasferta a Ponte San Giovanni con i tifosi del Foligno, si organizzarono in treno 15 anni dopo. Sì, quella ti dico sinceramente, è stata molto, ha influito molto sulla mia scelta. A 33 anni avevo voglia di riavvicinarmi a casa e Foligno è una piazza che a me stimola tantissimo. Vorrei cercare di riportare io insieme alla squadra, insieme alla società, insieme al mister, di portare quell'entusiasmo a Foligno perché Foligno merita categorie superiori e merita che lo stadio sia pieno. A livello personale, che obiettivo ti sei posto? Ma guarda, obiettivi, un giocatore ha bisogno di obiettivi. A me la cosa principale è quella di vincere il campionato. È normale che per vincere il campionato devi avere la squadra che va bene, è normale che gli attaccanti che fanno gol, quindi l'obiettivo principale è quello di fare più gol possibile e portare a casa questo campionato insieme ai miei compagni. L'unica richiesta che hai fatto, posso giocare al centro, posso giocare a sinistra, non mi mettete però a destra, giusto? Sì, a destra sono diciamo un pochino paralitico, ho un pochino di problemi, però anzi, diciamo che con l'andare del tempo ho imparato anche a giocare lì a destra, però non, sicuramente non è la fascia che prediligo, amo giocare a sinistra o in mezzo. E sentiamo che ne pensa chi? Proprio Antonio Armillè, il tecnico del Foligno. Non so se hai recepito il messaggio mandato da Maurizio, mettetemi dappertutto tranne che a destra. Dunque, la prima amichevole lo vedremo dalla destra, giusto? Da esterno di destra. Battute a parte, Antonio Armillè ha avuto sempre l'idea chiara, anche in sede di trattativa. Io voglio praticamente quasi solo Peluso. Perché? Noi abbiamo preso Maurizio Peluso perché è un giocatore forte e quindi è un giocatore che secondo me, come ho detto anche a lui, è un giocatore che ci può far fare il salto di qualità alla squadra, al Foligno. Che voto dai alla campagna acquisti del Foligno? È molto alto. Adesso dobbiamo completarla con un'opera a destra. Però devo ringraziare la società, il direttore sportivo Cuccagna. Abbiamo fatto una campagna acquisti, secondo me ottima, per disputare un campionato di vertice. Negli ultimi 2 anni hai vinto 2 campionati, hai vinto praticamente tutto, non c'è due senza tre? Speriamo, anche se ti ripeto, i campionati li vincono le società prima, e poi li vincono i giocatori che scendono sul campo. Io ho avuto la fortuna di allenare giocatori forti e quindi sono stato fortunato a vincere i campionati perché avevo dei gruppi, ripeto, di valore. Vicepresidente Lorenzo Battisti, parlando della trattativa con Maurizio Peluso, ha detto: trattativa seguita in prima persona da Pino Feliciotti e Michele Cuccagna. Ora, fra i due è bene scoprire chi ha lavorato realmente, perché Michele Cuccagna leggermente bianco, Pino Feliciotti bello abbronzato. Quindi come stanno le cose? Sicuramente quello bianco ha lavorato di più. No, Ufficializziamo. vabbè, no, vabbè. Michele sta facendo un ottimo lavoro, quindi anche la sua conoscenza con Peluso è stata determinante. Il fatto che io sia interista e Marco Materassi era l'interlocutore forse può aver aggiunto qualcosa in più, ma il merito è tutto di Michele. Se riesco a portare Peluso a Foligno, voglio una statua. Scherzando, si era detto. Quindi hai scelto già. Ho mandato altezza e peso a Battisti, adesso ho detto ci pensa lui. No, dai, è stata difficile, ma al di là di, secondo me, chi veramente ha preso Peluso alla fine è il presidente, tutta la società e Foligno l'ha preso, perché Maurizio è venuto al di là, ripeto, delle conoscenze, della trattativa, di tutto quanto, ma perché veramente crede tanto su sta città. Questo l'ho detto prima, è stato l'arcano vero della trattativa. E poi la società ha fatto davvero una grossa, grossa trattativa con in testa il presidente Tofi. Alla base della serietà di una società c'è la programmazione. Da qui a 5 anni il presidente Tofi dove e come vede il Foligno?
Cinque anni sono lunghi, un progetto a 5 anni credo che noi non l'abbiamo mai pensato, noi abbiamo sempre pensato ad un progetto triennale. Il progetto triennale era partito l'anno scorso, quindi quest'anno è il secondo anno. All'interno di questo progetto c'erano due aspetti fondamentali. Il primo, quello che dicevo prima, dell'aspetto societario, perché io sono fermamente convinto che è finito il tempo, perlomeno per le realtà nostre, per queste piccole realtà fatte di imprenditoria che non ha una pille sul territorio in termini di commercio, in termini di scambio. Qui sul territorio ci sono imprese, ma imprese che magari sono ambiti internazionali, quindi è difficile che no. Quindi io punto molto sull'azionariato popolare, punto molto sul coinvolgimento della gente in un progetto. E quindi questo era il primo progetto da portare a casa all'interno del triennio, e noi nel primo anno l'abbiamo portato a casa. Il secondo progetto, che è quello sportivo, è quello di riportare il Foligno nel campionato di interregionale. E questo, se è possibile, farlo nei 3 anni. Poi, se questo è possibile, lo faremo. Ma sicuramente non andremo a fare, come dire, un passo avanti sportivo rispetto, se non c'è un accompagnamento societario, e quindi se non ha solide basi societarie, economiche e finanziarie per poter reggere il progetto sportivo, perché poi le due cose è chiaro che vanno di pari passo. È partita anche la campagna abbonamenti, fonti attendibili dicono che come uomo immagine sia stato scelto il vicepresidente Lorenzo Battista. Guarda, tu eri occupato, quindi non abbiamo potuto mettere altri. No, va bene, questa, diciamo, siamo rimasti sui numeri dell'anno scorso, quindi ci aspettiamo un grande risultato, un aumento sicuramente almeno del 30% degli abbonamenti. Credo che non ci siano difficoltà, anche perché il campionato è bello, ci sono tante squadre blasonate, quindi sarà competitivo e tirato e attirerà attenzione degli sportivi folignati. Da giocatore ti sarebbe piaciuto imbeccare un certo Maurizio Peluso davanti? Sì, devo dire che mi ricorda molto il mio amico Gigi Capaccio, quindi sicuramente della soddisfazione, penso sia anche l'acquisto giusto, mirato, non è tanto per il nome quanto per le caratteristiche tecniche che ha.